Il sindaco ne vorrebbe 150 milioni all'anno per Venezia. Il governo risponde con un primo rifinanziamento per il 2020 della legge speciale con 60 milioni. Adesso abbiamo rifinanziato, il sindaco lo sa, come era stato chiesto nella legge di bilancio, con 60 milioni per il 2020. Io vorrei che si facesse di più, passo alla volta. Ma c'è voglia di fare di più, dice il ministro della cultura Dario Franceschini, alla riapertura dei giardini reali in riva dietro Piazza San Marco a Venezia, al termine di un lungo restauro avviato 5 anni fa. Il fatto che diventi così con un restauro perfetto, una restituzione di uno spazio nel cuore di Venezia, e che questo sia possibile per un impegno del volontariato, un impegno di imprese che hanno donato somme importanti attraverso lo strumento fiscale dell'art bonus, mi pare veramente una bella storia per tutta Italia, anche un esempio da imitare per molti. Qui è una dimostrazione che si può cambiare. Se vedete, è la prima volta che da Piazza San Marco si passa ai giardini, perché dico a tutti, con rispetto, con eleganza, con come il Veneto sa fare, venite a vedere, perché è veramente un momento storico. I giardini reali si chiamano così perché Napoleone Bonaparte ha voluto a tutti i costi conquistare Venezia, ma era una questione simbolica, perché c'era la nostra bandiera, la bandiera di libertà, la bandiera di autonomia, di democrazia, e lui voleva conquistarla, l'ha conquistata. Si è portato via praticamente tutto Palazzo Ducale, mezzo Louvre, per capirci, è lì. Ecco perché c'è anche comunque questo rapporto forte con le comunità francesi, che continuiamo ovviamente ad avere, in qualche caso, e come oggi siamo ricambiati. Soddisfatto dell'apertura del governo per la legge speciale. 60 milioni non sono solo quelli, ci sono anche dei soldi che erano già stati stabiliti dal governo Gentiloni, diciamo dal Presidente della Repubblica, per essere sinceri, perché è lui il grande regista, il nostro grande amico, l'ho sempre detto, lo continuo a ripetere. È la persona che più rappresenta lo Stato, e credo anche tutti i cittadini, e ha capito l'importanza della salvaguardia di questa città, e per cui ha fatto questa pressione moral suasion perché ci fossero degli interventi. Parlo degli anni che sono. Quest'anno avremo un ulteriore aiuto, perché in comitatone, insomma, abbiamo spiegato, il governo ci ha concesso altri 60 milioni, saranno destinati proprio alla difesa della città, non al MOSE. Il MOSE ha un altro finanziamento ed è gestito dallo Stato, non da noi. Non sono io che gestisco il MOSE, devo dire la verità che insomma ci sto lavorando su, anche se non ho nessuna autorità, però sto pressando per capire quello che sta succedendo. Franceschini ha motivato l'invio del comitatone a gennaio per una migliore consapevolezza delle questioni. Ci sarà il comitatone su questo tema, e non sarà prima di Natale, sarà subito dopo le vacanze, perché vogliamo arrivarci con qualcosa di più possibile definito, sia come primo passo che nella prospettiva, quindi ci stiamo lavorando. Sapete che è un impegno, che ho detto altre volte che sono venuto a Venezia, entro la fine del mio mandato vorrei che questo tema, non è una competenza solo mia, ma vorrei che entro la fine del mandato di questo governo questo tema fosse definitivamente risolto. Ci stiamo lavorando.